Roma, siamo alla terza stagione di Io vengo di là e appunto ricominciamo dalla capitale, la nostra capitale, il viaggio alla scoperta di Cesare Pavese, delle sue opere, dei suoi luoghi, dei personaggi che hanno contraddistinto la sua attività. Siamo in questa via vicino al Parlamento, è via Uffici del Vicario, dove appunto dopo i bombardamenti della sede torinese della casa editrice Einaudi, l'Einaudi si sposta appunto qui nella capitale, a Roma, e dove Pavese appunto inizia a lavorare alla casa editrice, nella sua sede romana. Qui Pavese conosce Bianca Garuffi, che è una delle donne che hanno costellato la vita dello scrittore, e insomma lei lavorava appunto all'Einaudi, e questa conoscenza, questo rapporto mette subito a confronto le due anime delle persone. Quindi da una parte Bianca Garuffi con la sua mediterraneità, con la sua, è una donna siciliana, quindi molto mediterranea, contrariamente invece a quanto era Pavese, uomo piemontese, sabaudo, torinese, e quindi vediamo come questo dialogo diventa un dialogo tra caratteri e culture probabilmente molto diverse, e questo affascina entrambi. Infatti il loro rapporto, non solo professionale ma anche intellettuale, amoroso, prende corpo, e insieme scrivono a quattro mani un romanzo che poi Calvino pubblicherà successivamente alla morte dello scrittore con il titolo di Fuoco Grande. Successivamente Bianca Garuffi lo continuerà con una nuova pubblicazione intitolata Il Fossile, e in Fuoco Grande continua questa storia, grande innovazione di questo romanzo o lungo racconto, è proprio che i due personaggi rispecchiano le caratteristiche di Pavese e di Bianca, anzi il romanzo è costruito per essere un dialogo tra i due. Dunque i due si scambiano anche un carteggio dove propongono delle situazioni che poi l'altro deve svolgere e risolvere, quindi questo diventa il modo con cui è costruito questo romanzo, che rappresenta una grande innovazione per quello che era anche la narrativa in quel periodo. Bianca Garuffi poi è anche appunto Leucò, la donna che dà, Leucò sappiamo è la traduzione in greco di Bianca, quindi a lei Pavese dedica il libro che abbiamo più volte detto essere quello più importante per il suo percorso umano e intellettuale. Pavese stesso lo indica come quello più rappresentativo della sua ricerca interiore. I dialoghi con Leucò appunto sono i dialoghi con Bianca, con questa divinità. Pavese vede in Leucò una divinità interiore, ctonia, no? Con la quale appunto lo scrittore dialoga assieme al mito per ricercare il senso del suo percorso esistenziale. Dunque Bianca Garuffi, una delle donne che Pavese ha conosciuto, e come tutte ha rappresentato qualcosa di davvero molto importante per il suo percorso. Adesso vi leggo un brano tratto da Fuoco Grande che dimostrare come questo testo rappresenti sia il rapporto tra Bianca Garuffi e Cesare Pavese, e in generale un po' quello che era il rapporto di Pavese con l'altro sesso. Ero come un malato cui la febbre è caduta, ero fiacco e svogliato, ma in fondo al cuore mi cantava una recisa volontà. Potrei pensare un domani senza Silvia. Se qualcuno mi avesse veduto nel cuore, vi avrebbe trovato una struggente tenerezza per le cose e le presenze di quel tempo, per la calda ricchezza di quella vita e i silenzi, gli sguardi, le risate, gli incontri, un entusiasmo di speranza e dal centro un vuoto, uno sgomento, un'angoscia. La mia Silvia, la Silvia vera. Ripensai che ero stato felice e forse ero felice anche stanotte. Forse era questa la felicità, questa triste speranza. Entrai senza bussare. La luce era accesa e Silvia in quel lettino con i neri capelli in disordine. Ebbe un sorriso nella voce, di pronto sollievo, quasi di festa, quasi che mi aspettasse. Silvia appunto era Bianca Garuffi, e Giovanni che sta parlando era Cesare Pavese. Qui siamo a Porta San Paolo di Roma, è stata la prima scintilla, diciamo,
della resistenza italiana, il 10 settembre del 1943. Ho scelto questa location per Cesare Pavese a Roma, perché credo che qui ci siano dei nodi da sciogliere. In Pavese c'è un doppio scacco, uno scacco esistenziale, amoroso, ed uno scacco politico. E credo che a Roma entrambi questi fallimenti siano stati vissuti da Pavese in modo lancinante. E l'idea di un amore impossibile, quello ad esempio per Bianca Garufi e poi Constantin Dowling, e poi anche la mancata partecipazione appunto a questa prima a fuoco, diciamo, della resistenza italiana. Sono temi che per qualsiasi lettore di Pavese sono temi fondativi. Io penso soprattutto alla casa in collina, penso a Corrado. Ecco, Corrado, questo intellettuale alter ego di Cesare Pavese, che è coinvolto, ma allo stesso tempo si sente lontano. Vorrebbe partecipare ma non partecipa, e questo Dino, figlio di Kate o di chissà chi, certo, sicuramente di Corrado, che invece diventerà partigiano. Ecco, sono temi fondamentali in Pavese, perché danno il senso di una estraneità all'azione storica, però di un profondo coinvolgimento anche. Ogni guerra è una guerra civile, appunto, sentenzia Pavese nella casa in collina. Però io vorrei condividere qui con voi una poesia tratta dalla terra e la morte, all'inizio, diciamo, le ultime raccolte di Pavese dopo Lavorare stanca e prima di Verrà la morte e Avrai i tuoi occhi. Una poesia dove secondo me c'è veramente tutto questo nodo, appunto, da sciogliere. Tu non sai le colline dove si è sparso il sangue. Tutti quanti fuggimmo, tutti quanti gettammo l'arma e il nome. Una donna ci guardava fuggire. Uno solo di noi si fermò a pugno chiuso, vide il cielo vuoto, chinò il capo e morì sotto il muro, tacendo. Ora è un cencio di sangue e il suo nome. Una donna ci aspetta alle colline. Questa poesia, targata 9 novembre del 45, fu scritta a Roma, fu scritta proprio qui. E devo dire che in questi versi ritrovo tutta la ferita lancinante che Pavese ci ha testimoniato. Siamo di fronte al cimitero acattolico romano dietro la piramide, e naturalmente qui sono sepolti Shelley, Keats, e inevitabilmente si pensa anche a Pavese, che insieme a Vittorini, a Cecchi, sono stati loro a portare la letteratura inglese in Italia. Simbolicamente quindi possiamo riflettere, no, anche su questo nesso per quanto riguarda il rapporto fra Pavese e Roma. Certo, Pavese e Roma è un rapporto difficile. Davide Laiolo, nel suo famoso Vizio assurdo, ricordò la malinconia che Pavese aveva quando parlava di Roma, perché appunto era una città che di fatto costituiva per lui una sorta di illusione, ecco, un'illusione che poi si rivelò falsa, compresa quella mitica riferita proprio a Bianca, Bianca Garufi, appunto, con la quale scrisse a quattro mani Fuoco grande, e un'idea di amore fallito sostanzialmente, e anche se forse alcuni sostengono che Dialoghi con Leuco, appunto, pensando proprio al titolo, fosse idealmente dedicato a questo amore non corrisposto, perlomeno non fino in fondo, e quello invece per Constant Dowling fu, se possibile, ancora più lacerante, perché di fronte come dire, all'autenticità, alla forza di Pavese, in realtà questa attrice americana non corrispose, mandò sua sorella alla famoso premio Strega, questa gloria effimera, appunto, per Pavese, che non gli diede, come forse lui sperava, quella piena soddisfazione. Infatti poi dopo
si suicidò e quindi inevitabilmente questo portò alla fine, ecco, dell'illusione anche romana. In questo mi viene in mente che forse Pavese può essere legato anche a Leopardi, no? Perché l'unica volta che Leopardi vide Roma restò profondamente deluso e nelle lettere al fratello Carlo lo dice spesso. Ecco, è quasi che appunto Pavese possa replicare a distanza quell'antica delusione leopardiana. Però in fondo Roma rimane un polo essenziale insieme a Torino, insieme all'America sognata, di questo rapporto irrisolto con la realtà, con tutta la realtà. E quindi l'idea di una collina che è una collina interiore soprattutto e che tu devi soprattutto conquistare dentro te stesso prima ancora che all'esterno. Però questo è il bello della grande letteratura di Cesare Pavese.